Carissimi colleghi, buongiorno a tutti. Iniziamo questa serie di video prodotti dall'Osservatorio Giovani dell'Unione Camere Penali Italiane che chiameremo TIPS. E infatti tratteremo tre tipi di argomenti. Avremo dei TIPS dall'Europa, dei TIPS dal territorio e dalle Camere Penali e dei TIPS di retorica. Sostanzialmente sono i tre argomenti che l'Osservatorio Giovani e Open Day aveva previsto di organizzare durante quest'anno di attività e che abbiamo dovuto trasportare invece su piattaforma e online. Oggi partiremo con i primi tips che saranno dall'Europa in particolare, quindi conosceremo in tempo di coronavirus ciò che è la situazione a livello europeo e per questo ve li presenterà la mia corresponsabile, l'avvocato Enrica Paesano. Grazie Giacomo, buongiorno a tutti. Enrica Paesano, Osservatorio Formazione Giovani. La prima TIPS è dedicata all'Europa e alla situazione giudiziaria ai tempi del coronavirus. Da questo punto di vista abbiamo in collegamento il componente Marco Gramiacci che procederà all'intervista e il collega Thomas Roth dal Foro di Berlino, componente, anzi giudice della disciplina deontologica, iscritto alla Corte dell'AIA, che ci illustrerà lo stato della giurisdizione ai tempi del coronavirus in Germania. Prego Marco. Perfetto. Ciao, volevamo semplicemente porti qualche domanda riguardo alla situazione in Germania in questo periodo di coronavirus. La prima domanda che ti vorremmo porre è se in Germania o comunque nel tuo distretto avete avuto qualche tipo di problema nel settore giustizia a causa del coronavirus che ha imposto l'adozione di misure straordinarie per la celebrazione dei processi e nel caso quali processi avete deciso di celebrare? Buongiorno a tutti, cari colleghi, grazie per l'invito. La risposta è sì, sicuramente c'erano problemi, sgraziamente, al coronavirus. Questo vuol dire soprattutto c'è un ingorgo di massa per quanto riguarda le udienze. Si deve sapere che in Germania il processo telematico non esiste. Allora, tutti i giudici hanno bisogno di un'udienza vera, no? Che si fa soltanto durante il tempo del coronavirus, il regno, diciamo, per quei processi dove l'indagato, l'accusato è in custodia cautelare. Per tutti gli altri processi non succede nulla. Ad esempio a Berlino normalmente la giustizia penale è centralizzata, abbiamo 300 udienze al giorno da lunedì a venerdì, e nel momento sono 20, 15, 25. Si riprenderà un po', speriamo, dal 4 maggio in poi, con qualche problema per quanto riguarda la pubblicità, perché la gente deve rispettare 1,50 m e anche i giornalisti. Questo vuol dire nelle aule piccole 2 fino a 4 giornalisti, nelle aule grandi forse dalle 8 alle 11, ma non di più. Ecco. Poi, Thomas, avrei una domanda proprio su questo che ci interessava. In Italia sono circolate delle immagini, e qui chiediamo appunto aiuto a te, di aule tedesche dove si celebravano udienze e avvocati, giudici, imputati erano distanziati da dei vetri di plexiglass. Ma questo è vero? È accaduto veramente? Diciamo, da noi a Berlino ad esempio ci sono 3 aule coi vetri per separarci, no? Se prendono queste aule sì, possono farlo, ma nel momento, siccome si tratta di un edificio del Novecento, no? Le aule sono grandi e si può rispettare la distanza senza diciamo un'altra misura necessaria. Quello che ha posato un problema grande, c'erano le separazioni tramite vetro, diciamo in custodia cautelare, okay, per i difensori che volevano parlare coi clienti. Ecco, quindi non avete adottato come dire protocolli dove si utilizzano software particolari per la celebrazione dei processi a distanza, giusto? Non, diciamo, la legge lo prevede, ma il trasferimento della giustizia in Germania è malissimo praticata, diciamo, no? Il trasferimento malissimo praticato, non esiste in verità. Abbiamo fascicoli cartacei,
abbiamo, diciamo, il fascicolo digitale soltanto se si tratta di un processo diciamo che c'ha da fare con le aziende dove i fascicoli hanno, sono centinaia di fascicoli, in questo senso sì, ma tutti gli altri processi no. Ok, gli altri processi avete come deciso tramite dei decreti di sospenderli in attesa dell'emergenza, come è accaduto poi in Italia, e celebrare solamente quindi quelli urgenti, oppure gli altri processi sono stati, insomma, come dire, rinviati in altro modo, con altre fonti normative che voi normalmente utilizzate in questi casi? Allora, legalmente c'era soltanto una cosa che il Parlamento ha fatto, è una sospensione delle udienze in seguito, che è una specialità che voi non conoscete, allora non vado nei dettagli. Nell'altro, diciamo, da noi c'è soltanto la prescrizione che è abbastanza lunga. Ecco perché un certo, il giudice non deve sbrigarsi, in un certo senso, può spostare l'udienza, c'ha tempo. L'unico problema sono quelli che sono in custodia cautelare, perché con quelli ti devi sbrigare secondo la giurisdizione europea, dove si deve accelerare, diciamo, lo svolgimento. Ecco perché in questi casi ci sono i processi, ma soltanto in questi casi, per gli altri non ci sono problemi, secondo, diciamo, il nostro diritto. Ecco, vorrei farvi anche qualche domanda riguardo a quello che è appunto la custodia cautelare in carcere, ma altresì per i definitivi detenuti in carcere. Ecco, la situazione carceraria, come è stata gestita dalla Germania, e in particolare sono state utilizzate delle metodologie per far sì che ci fosse una scarcerazione, diciamo, di chi era in semplice custodia cautelare, o addirittura per coloro che sono definitivi con pene brevi, ecco, per decongestionare il sistema carcerario? Allora, sono, diciamo, due rami. Quelli in custodia cautelare, diciamo, ho l'impressione che i giudici che devono effettuare un mandato di arresto sono molto più precauziosi, no? Ci riflettono molto, molto meglio nel momento se si vale, se vale, vale la pena effettuare un decreto per la custodia cautelare. Quelli che sono dentro in custodia cautelare, l'avvocato può fare, può provarci a una revoca, dipende un po', diciamo, dalle indagini e dal reato, no? Diciamo, quelli con i reati gravi sono sempre dentro. Il problema piuttosto è nel momento come si esercita la vita quotidiana nei carceri, perché visite non sono permesse tranne dall'avvocato e il cliente, ma la famiglia non può entrare. La famiglia può chiamare o può fare una conferenza video. Queste sono le due possibilità che ci sono, ma qualche volta, perché anche l'amministrazione dei carceri è un po', il penitenziario è un po', diciamo, non riesce a farlo per ogni detenuto nel periodo di 15 giorni, mezz'orettina per ciascuno, non riesce a farlo. Ma la possibilità c'è, perché nel momento nessuno tranne gli avvocati può entrare. Ok, quindi diciamo avvocati sono gli unici che possono entrare fisicamente, per il resto videoconferenze con i parenti, diciamo, dei detenuti. Ecco, vorrei anche chiederti un altro argomento che a noi avvocati italiani interessa. In Italia c'è stato un po', diciamo, blocco dell'attività dei difensori, quindi sono stati anche approntati degli ammortizzatori sociali dal governo, quindi è stato disposto per chi rientrava in certe fasce di reddito un contributo da parte dello Stato di 600 euro. Ecco, in Germania il lavoro degli avvocati si è fermato, e se si è fermato c'è stato un qualche tipo di aiuto da parte dello Stato ai difensori? Allora, dipende un po' dalle regioni in Germania, perché a Berlino, ad esempio, lo Stato di Berlino, la regione, ci ha dato fino a 9.000 euro e non è da ripagare, ma soltanto per il tuo personale e l'affitto che hai.
se tu avevi, diciamo, qualche difficoltà a pagare l'affitto o il personale, hai potuto chiedere fino a 9.000 euro senza ripagarli. Senza restituirli. Poi lo Stato federale della Germania offre un mutuo senza interesse fino a 500.000 a ogni, diciamo, aziendista o libero professionista. Questo è, diciamo, quello che c'è nel momento come aiuto statale di base. Ok. Ecco, io andrei a chiudere e ti chiederei un'ultima cosa. Ecco, una nostra curiosità era sapere come viene visto l'avvocato dai giudici tedeschi, ecco, se viene vissuto come un garante dei diritti oppure se è una figura che è più opportuno restringere, quindi limitare. Ad esempio, da noi accade spesso che un giudice inviti l'avvocato ad essere più breve nella propria discussione, a prescindere da quello che sia poi la qualità dei contenuti che l'avvocato sta esponendo al giudice. Anche da voi accade la stessa cosa? Diciamo, dipende un po' dalle regioni. Ad esempio, in Baviera il giudice si sente il capo dei capi, no? E l'avvocato non è un granché, no? Ecco perché, diciamo, anche, direi così tra le virgolette, no? Sempre un po' esagerando, per far vedere quello che intendo, gli avvocati in Baviera hanno una posizione molto più debole, no? Al nord della Germania, diciamo, l'avvocato è più rispettato in un certo senso, ma dipende sempre dalle persone. Ad esempio, io ho un po' l'impressione che i vecchi presidenti, parliamo, diciamo, dei decenni 60, 70, 80, non hanno in un certo senso rispettato l'avvocato come uguale. I giovani giudici lo fanno, secondo me. Addirittura a Berlino abbiamo una comunicazione abbastanza aperta, così dicendo, ma sicuramente, diciamo, i PM, poi i giudici, nel gergo giuridico, come ci chiamano? Allora, sia bocca noleggiata, no? Ha preso una bocca noleggiata cara, o il grande problema è se tu vuoi diventare difensore d'ufficio e il cliente non nomina nessuno, tocca al presidente scegliere ne uno. E non c'è, diciamo, non c'è la legge che dice il quale deve prendere. Allora c'ha i suoi, no? Che sono, chiamato nel gergo degli avvocati, assistenti per la condanna, perché non fanno mai quasi nulla, no? Ecco perché è sempre un po' un gioco, no? Ma in breve vorrei dire, se tu conosci il CPP bene e il giudice ti interrompe quando tocca a te, puoi far vedere al giudice, se lo fa ancora una volta, no? Fai qualcosa per la sua contro la sua imparzialità e lo cacci fuori. Ed ecco perché in questo caso diventano molto, molto precauziosi i giudici. Ma alla fine è sempre il potere della giustizia o chi conosce lo svolgimento. Grazie Thomas, grazie mille. Grazie Thomas, sei stato come al solito esaustivo e, come dire, ficcante, perché hai centrato tutti i punti. Passo a Giacomo per qualche conclusione, vai Giacomo. No, grazie Thomas, è stato importante vedere sostanzialmente uno spaccato della giustizia di questo periodo nella nostra vicina Germania e logicamente speriamo di poter proseguire intanto con queste pillole che noi abbiamo invece correttamente chiamato tips, e quindi dico a tutti i colleghi che ci riaggiorniamo con i prossimi tips. Grazie a Thomas Roth dalla Germania, in particolare da Berlino, grazie alla mia corresponsabile Riga Paesano e grazie a Marco che ha dialogato con Thomas, Marco Gramiacci del Foro di Forlì. Grazie a tutti e al prossimo tips. Grazie a voi.